Di che cosa parliamo oggi? Marzo 2016. È passato questo famoso 28 febbraio che sembra ci hanno detto che l'influenza planetaria di pianeti, luna, sole, non so quello che cavolo sta succedendo nell'universo, comunque è cambiato qualche cosa. Quindi dal 28, 29, perché quest'anno è anno bisestile, finalmente l'energia migliore e tutti noi siamo pronti a questo grandissimo cambiamento. Bene, come facciamo? Come facciamo? Allora, io penso che ognuno di noi, ogni qualvolta si trova di fronte ad un cambiamento, fa veramente molta, molta fatica. Quindi io oggi vi parlo di Walnut. Dato che poco tempo fa mi fu chiesto di parlare dei fiori di Bach, voglio parlare di questo fiore perché secondo me è proprio il fiore del momento. Walnut, Walnut, ovvero noce, l'albero del noce. Allora, non vi sto a raccontare la storia di Bach, nacque nel 1913, dottore inglese, bla bla bla, quello ve lo andate a leggere voi se siete curiosi e ve lo consiglio perché comunque è sempre importante sapere del perché poi siamo arrivati a dei risultati. Però voglio parlare invece di questo fiorellino che io ho usato tanto perché è il fiore delle persone ipersensibili che si fanno facilmente influenzare dagli altri e che nel momento in cui devono subire un cambiamento sono un pochino più restie e nasce in loro una sorta di paura e di un'ipersensibilità che poi li rende deboli. Allora, Walnut è un fiorellino molto utile in tutti gli stadi di cambiamento, abbiamo detto. Quindi ora siamo in un momento di cambio stagione, ma non solo sta cambiando il periodo, ma ci aiuta anche a far fronte a tutte quelle cose che ci vengono dette e da cui veniamo influenzati. Per esempio, la televisione. Io tanto ormai lo sapete che sono una che va contro la televisione. Comunque, la televisione. Fatti di cronaca, politica, tutto quello che succede realmente nel mondo, l'arrivo comunque di, tutta questi, di tutti questi immigrati che non sanno dove andare, li buttano fuori nel loro paese e noi non sappiamo neanche come sistemarli. Questa cosa, vabbè, lasciamo perdere, un altro discorso, chiudiamo parentesi subito. Comunque la paura del domani, perché non abbiamo, molti di noi non hanno un lavoro sicuro, non hanno un lavoro sicuro, te non vedi il futuro, certo, cosa che invece l'italiano, specialmente chi è nato nella mia generazione, era abituato. Caspita, chi è nato negli anni 70 era proprio l'economia in Italia esplodeva. Molti di noi comunque sono figli di famiglie benestanti o quasi, o comunque si stava bene, no? Già abbiamo potuto, hanno, i nostri genitori hanno potuto comprare case, hanno cambiato tante macchine. Noi, i poverelli, siamo messi lì che se ci sta una casa abbiamo solo una grande fortuna. Perché qui non ce l'hanno neanche il mutuo. Comunque, torniamo a Walnut. Questo alberino del noce ci aiuterà tantissimo. Allora, innanzitutto ci aiuta appunto a pararci da tutto ciò che deriva dall'esterno. Sembra una cavolata, ma non lo è, perché molte delle paure, molte dei pensieri, molte delle sensazioni che noi sentiamo derivano proprio da quello che è il mondo che ci circonda, quindi dall'esterno. Mi è mai capitato di andare a vedere un film al cinema, se è stato un bel film d'amore, emozionante, con tante belle energie, tante belle emozioni positive, quindi usciamo tutte belle innamorate anche noi, tutte felici. Se siamo andate a vedere un film di paura o un giallo, sparatorie, uccisioni o racconti di storie ovviamente terribili, si esce sempre con un umore che è sicuramente diverso, no? Da quello felice. Quindi l'influenza da tutto ciò che ci circonda è molto importante. E molte volte costruisce ciò che crediamo di essere. Perché il lavoro più profondo, che come terapeuta olistica, io mi trovo a fare con le persone, che poi è quello che ho dovuto fare io su di me, è quello di staccare piano piano, pezzo per pezzo, tutto quello che era stato costruito dagli altri. Quindi tutto quello che derivava dalla mia famiglia, dall'educazione familiare, l'educazione sociale, quindi le amicizie, le scuole che ho frequentato, l'educazione religiosa, quindi spirituale, tutta una sorta di idee che la televisione a suo tempo mi mise con i cartoni animati che guardavo, con i telefilm che c'erano. Io nasco comunque ai tempi dell'inizio di Beautiful. Oggi c'è il segreto. Invece io ero figlia di Beautiful, comunque sia, tutte queste caratteristiche che vengono dall'esterno, che però costruiscono una piccola parte di te. Ma invece, chi sei te? Che cosa vuoi? Tu cosa cerchi nella vita? Che posto hai in questo mondo? Perché questo è l'importante. Per far sì che tu possa scoprire questo, c'è bisogno di un po' di Walnut, perché c'è bisogno di cambiare qualcosa, di ascoltare se stessi e fare inevitabilmente dei cambiamenti nella tua vita. Ok?
Ok? E quindi anche nella mia di vita, nella nostra vita. Ora, non sapendo bene che cosa ci aspetta, e l'Italia purtroppo ha una strategia molto 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 forte, perché è quella di terrorizzare le persone, perché la paura è una parola che non mi completa, perché ci terrorizzano, ingrandiscano secondo me più di quanto ci è dovuto. Non c'è nessuno che ci aiuta invece ad essere tranquilli. Non vi preoccupate, state sereni, essere positivi. No, non esiste. C'è qualche cantante che ogni tanto fa una bella canzone che dovremmo ascoltare un po' di più rispetto alle altre, però poi tutto il resto purtroppo non va bene. Quindi prendere qualche goccia di walnut secondo me non fa male. Inoltre, walnut è il fiore appunto del cambiamento, ma è cambiamento come cambio stagione, è cambiamento di cambio casa, cambio lavoro, quando comunque si vuole uscire dalla nostra zona di comfort per fare una nuova esperienza, prendere un volo, fare un viaggio e cambiare passione. Non voglio più andare in palestra, voglio andare a un corso di pittura. Cercare di prendere il coraggio per cambiare a piccoli passi la nostra vita. È anche però un ottimo rimedio per i bambini quando comunque nella loro vita crescono e quindi devono cambiare inevitabilmente qualcosa di loro. Quindi anche la dentizione, l'arrivo dei dentini, per esempio, è un cambiamento. Quando cominciano a camminare è un cambiamento. E mano a mano che crescono, hanno bisogno comunque di walnut. E questo accade anche a noi, perché comunque avere 20 anni e poi 30 e poi 40 e poi 50 e così via, ogni comunque 7 anni cambia qualcosa, cambia anche il nostro flusso ormonale, quindi dentro di noi cambia qualcosa, nasce una consapevolezza che poi ci porta per forza a cambiare. Chi non cambia e resta fermo lì, purtroppo è destinato a non stare più bene, a non sentirsi felice, a cadere nella depressione. Molti sviluppano malattie o comunque cominciano a peggiorare i loro sintomi, quindi è molto importante farci e trasportare da questo flusso che si muove, un po' come un fiume grande che cammina lungo tutto l'universo. Noi ci stiamo dentro e dobbiamo aver fiducia di questo flusso, ma soprattutto dobbiamo aver fiducia di noi, di ciò che la nostra vocina interiore ci dice. E Walnut è un fiorellino che ci può veramente aiutare. 4 volte al giorno, 4 gocce sotto la lingua. Alla mattina quando ci alziamo, a metà mattinata, a metà pomeriggio e la sera prima di andare a letto. Solitamente i fiori si prendono di 2 mesi in 2 mesi e poi si cambiano, quindi se siete seguiti da un naturopata tanto meglio. Secondo me hanno un fortissimo potere. Io non penso che siamo solo corpo, lo sapete, penso che abbiamo invece una grandissima quantità di energia che gestisce poi il nostro essere persone in questo ruolo che abbiamo nella terra. Le piante non sono più a caso, ma la pianta cura il nostro spirito. Quindi l'essenza che viene estratta e che poi ne viene fatta appunto un fiore di Bach, secondo me è molto 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 efficace. Io uso i fiori di Bach della Di Leo. Eccolo qua. Vi parlo di voci perché purtroppo non lo so e quindi non è detto che sia vero, però sembra che i fiori della Healing Health inglese, che è proprio la casa dove nascono i fiori di Bach, le abbiano un pochino, ci cioè hanno cambiato un po' la formulazione di come farla, sembra che siano un pochino potenti di quanto in realtà siano. Io del laboratorio erboristico di Leo mi fido moltissimo, hanno tantissimi rimedi belli, anzi se siete interessati ad avere come me il cofanetto con tutti i fiorellini, possiamo diventare in tanti. Questi fiori hanno già un bel po' di anni, avranno più di una decina di anni. Sapete che i fiori di Bacche non scadono mai, eh? Importante è tenerli lontano dalle fonti magnetiche, quindi telefonini, frigoriferi, congelatori, cose di questo genere, quindi stare un pochino attenti, però poi non hanno una scadenza. Però se raggiungiamo un discreto numero di persone, magari ci fanno anche lo sconto e riprendiamo un bel nuovo cofanetto di fiori di Bacche. Allora, guardiamo se mi dimentico qualche cosa. Ecco, per esempio, sempre nei bambini l'inizio della scuola, per noi un nuovo posto di lavoro, un trasloco, appunto, l'ho detto, il trasferimento in un'altra città, un matrimonio, perché comunque da che ci troviamo soli e fidanzati, quando ci si sposa, chi ha fatto questo passo come me sa che succede qualcosa dentro, perché comunque sia lo schema mentale del matrimonio l'hanno piazzato qui con un bel microchip dentro la nostra mente, e quando ci sposiamo accade qualcosa dentro di noi ed è un cambiamento veramente molto forte.
Poi l'arrivo delle mestruazioni nelle femminucce e anche la pubertà, comunque sia, no? Anche nei maschietti, lo sviluppo, la menopausa invece per le donne, quando comunque arriviamo ad un momento che il nostro ciclo, il nostro essere donna termina per diventare comunque trasformarsi una donna saggia, una grande donna che può aiutare i nipoti, che può essere presente in questa terra proprio come fonte di illuminazione per tanti ragazzi e per tanti giovani, compresa me. Magari avessi ancora una nonna che mi potesse parlare e raccontare, dare dei consigli, no? La difficoltà di adattamento anche in tanti spazi e in tanti luoghi. Ritornando al discorso degli immigrati, sta cambiando anche il nostro paese, poi l'Italia è molto retrograda, diciamo conservatore, no? E quindi ci fa paura un po' questo grande cambiamento, specialmente la gestione, però anche questa cosa qui può essere trattata, chi lo subisce particolarmente potrebbe essere aiutato un gocciolino da OneNote. Ovviamente io parlo a chi ci crede, no? Non vorrei che cominciaste ad attaccare, ah, i fuori di bacca, non serve a nulla. Chi credono che non serve a nulla va bene così, non mi interessa. Io ci credo, come funzionano le persone a cui li ho consigliati e hanno avuto degli ottimi risultati. Possono essere usate sugli animali, sui bambini, sulle donne, nelle donne in gravidanza. Insomma, non danno poi delle controindicazioni. Non ci sono controindicazioni a parte che contengono alcol. Ma prendendo un cucchiaino, sciogliendoli nell'acqua e scaldandoli un po', insomma, l'alcol evapora. Quindi è una cosa a cui possiamo recuperare. Operare bene tranquillamente. Mi ricordo una cosa invece che mi disse la mia insegnante, che non ho trovato poi sui libri. OneNote è un fiore che può essere messo anche sulle cicatrici, anche se sono molto vecchie. Comunque sia, le cicatrici che abbiamo subito nel corpo, proprio come operazioni, come tagli, come cose, possono essere trattate con OneNote. A quei tempi ci fu una testimonianza di una persona che le migliorò, perlomeno cambiò un pochino di colore, diventò un pochino più chiara. Ma importante è che ridono energia in quello spazio dove invece con il taglio è fuoriuscita. Bene, OneNote si cambia anche quando ci si mette a dieta, quindi decidiamo di mettersi a dieta, si cambia quando si decide di smettere qualcosa, di bere, di fumare, quindi le dipendenze possono essere aiutate anche con delle goccine di OneNote. Quindi viva OneNote, prendete OneNote in questo momento, il fiore di Bach le trovate in tutte le farmacie e in tutte le erboristerie, io vi consiglio di prendere di Leo, ma quello che avete non importa. Quattro gocce sotto la lingua 4 volte al giorno, mattina, mezza mattinata, mezzo pomeriggio e prima di andare a letto. Può essere anche sciolta qualche goccia in mezzo litro d'acqua e la sorseggiate durante l'arco della giornata. Mi piacerebbe poi che mi fate anche sapere. Va benissimo quindi anche per la donna che sta per avere un bambino, quindi avrà un grande cambiamento. Quindi ogni volta che avete l'idea del cambiamento o che sentite l'ipersensibilità, l'essere aggrediti dall'influenza altrui, anche le persone che sentite accanto a voi e che non le sentite pulite, no? Ma nel senso che quella persona che vi racconta tutti i suoi guai e che quindi vi riempie addosso di vomito, perché è vomito e basta, di tutti i suoi problemi, quando te invece vorresti solamente essere a raccogliere fiori in un bel campicello, ecco, quando sentite di avere questa oppressione, di questa energia negativa e quindi appartenente agli altri che non è vostra, wow, non te crea un bellissimo scudo che vi aiuta ad essere meno sensibili a tutti. Fatemi sapere e OneNote sia con voi. Ciao a tutti!